Ciao a tutti e benvenuti in un altro Scopriamo le creazioni in resina. Se ci seguite sui nostri social, ovvero Instagram, sapete già che stamattina ho tirato fuori dagli stampi alcune creazioni e volevo farvele vedere anche nel video, visto che ho colorato alcuni particolari. Uso la parte dietro dello stampo per farvi vedere meglio, diciamo. Questi qui sono gli stampi che ho preso da una ragazza che ha un negozio Etsy e anche un canale YouTube e anche Instagram che si chiama Lola's Cute Corner e sono fantastici i suoi stampi, cioè ragazzi non potete capire, sono usciti tutti perfetti. Mentre invece questo l'ho fatto con uno stampo che ho preso dal negozio Etsy di Gea Creation e anche questo è uscito fantastico, cioè ragazzi è lucidissimo e non so se potete capire quanto sbrilluccica. È stupendo. Ok, vi faccio vedere velocemente. Anche questa sbrilluccica davvero un sacco. La scritta kawaii. Base cameo di questo rosa fantastico, cioè stupendo. Poi ho fatto Pushin e ho provato a fare una nuova tecnica, ho provato ad utilizzare una nuova tecnica e in video non so quanto possa rendere, ma dal vivo è molto molto meglio, ve lo assicuro. E come ultimo questa, che alla fine ho scoperto che in inglese si dice gumball. E niente, mi piacciono un sacco. Bene, le cose che ho tirato fuori ieri, cioè stamattina, non so da quando vedrete questo video, sono finite, quindi passiamo a vedere queste qui, che sono quelle che devo vedere insieme a voi. Ok, partiamo subito con questo stampo. Tiriamo fuori questi due cuoricini, che sono scarti, però volevo vedere appunto come usciva questa forma. E esce stupendamente, cioè ragazzi è bellissimo. Ok, ho acceso il flash, magari si vede qualcosa di più. Ok, questi qua sono stupendi. E vediamo questa bara. Ok, vediamo. Wow, è stupenda. Questa qui si è messa mia sorella con tanta pazienza e si è messa a sistemare tutti gli ingranaggi. E infatti ce ne sono alcuni che sporgono qua e dobbiamo tagliarli, però cioè guardate l'effetto è stupendo, quindi questo è uscito bene. Poi questo qui, ok, wow che bello, molto strano, pure mi piace, bello bello. Ok, questi qua non ve li faccio vedere in video, ma ve ne faccio vedere soltanto uno o due per farvi capire, se no ci metto 20 anni a toglierli. Sono di questa resina nera con i glitter viola e questi me li tirerò fuori io da sola, perché se no ci metto 20 anni. Poi vediamo questo, che è sempre uno stampino di Lola. Spero sia venuto bene. Aiuto. Ok. Oh mio Dio, oh mio Dio, è uscito benissimo. Ok, mi sono uscite delle bolle. No, mi sa che non sono bolle, mi sa che sono... No, sì, sono bolle, scusate. E però fa niente, le rose a mio... Oddio, che è sta roba? A mio parere le rose fatte in resina sono più belle se hanno delle imperfezioni. E questo ce lo vedrei bene anche come anello. Non mi dispiace. E il colore, scusate, ma io adoro questo colore. Poi vediamo questo, che mi sa che saranno uscite anche delle bolle qui dentro. Non sono brava a fare i fiori. Oh mio Dio. E invece no, sì, invece sì. È uscita una micro bolla qua. Mannaggia a me. Però ragazzi è troppo bello. Cioè è questo fiore qui con le foglie. E ragazzi è troppo bello, cioè oh mio Dio. Ok, già che siamo in ballo, allora direi di togliere tutti quelli di Lola. Ho fatto questo gattino, oh mio Dio che carino. Ok, questo qua poi devo andare a colorare i dettagli. Vediamo,
il cuoricino. Wow! Mi piace. È un nero glitterato viola e vediamo questa Ouija piccolissima. Com'è venuta? Oh mio Dio! Oh my God! Ok, questa qua devo assolutamente colorare i dettagli e guardate quanto è bella. I colori, i dettagli saranno sicuramente bianchi perché con questo colore qua il bianco ci sta benissimo. No, vabbè, avevo detto scusate che tiravo fuori tutti quelli di Lola, quindi andiamo avanti con i suoi. Questo coltello che è stupendo. Penso che ci andrò a colorare il manico. Sì. O colorerò soltanto i dettagli, non lo so. Ditemi voi nei commenti cosa ne pensate, però comunque è bellissimo. E andiamo a vedere questo tirapugni che ho fatto con questa resina, che mi sa che non è molto asciutta. Vabbè, dettagli. Ok. Oh mio Dio! Oh mio Dio! È troppo carino! No, ragazzi, questo qua lo metto qui dietro sul retro dello stampo in piano, almeno si asciuga bello dritto, però ragazzi, guardate, è troppo bello. Ok, con gli stampi di Lola abbiamo finito. Vediamo questo che è uno stampino di Nitro Bijou. Oh, ma che carino! Mi piace un sacco questo accostamento di due colori. Troppo bello. E adesso passiamo agli stampi di Gea Creations. Sì, sono soltanto suoi, tranne gli ultimi due che sono nostri originali. Aia. Chissà che qua non si è asciugata bene la resina perché me la sono ritrovata appiccicata in mano. Ok, io sto facendo danni. Bene. Allora, questo è il biscottino Oreo. Cerco di farvi vedere. Non mi dispiace in realtà, eh. Anche se è molto ma molto sottile, non è malaccio, sapete? Però secondo me è troppo sottile. Io ne ho un'altra base di Oreo ed è molto più alto. No, questo qua lo scopriamo dopo. Andiamo avanti con quelli di Gea Creation. Oh mio Dio. Ok, questa luna qui è stupenda. Ci andrò a colorare sicuramente la luna qua, di bianco ovviamente, perché ci stanno troppo bene. Poi vediamo questo joystick. Ce la posso fare? Oddio, ma che carino! Ok, è uscito troppo bene. E sì, se ve lo state chiedendo, sono due strati di resina, nel senso che ieri ho colato questo rosa e stamattina ho colato questo azzurro. Quindi sono stata lì molto molto tranquilla, cercando di far entrare tutto nei buchi giusti. E andiamo a vedere questo, che è l'ultimo in cui ci ho messo tanto impegno e spero che sia venuta bene. Ok. Oh mio Dio. Oh mio Dio. No, ragazzi, dal video vi giuro, non rende per nulla, ma dal vivo è qualcosa di stupendo. Ok, l'ho sistemato e all'interno vediamo della foglia argentata e di bronzo, ma vi giuro, è qualcosa di troppo bello. No, vabbè. Oh mio Dio, è troppo bello. Andrò a colorare anche qua tutti i dettagli e poi vi metteremo sulle foto su Instagram, quindi seguiteci su Instagram se ancora non lo fate, perché lì mettiamo tutti gli aggiornamenti. Poi vediamo questo che era uno scarto, quindi non so neanche come diamine sia venuto. Oh mio Dio, ma scarto che cosa? Cioè, è uscito benissimo. Sembra un effetto quasi galassia. No, vi giuro che non è voluto questo effetto. Abbiamo mischiato ad casum due pigmenti, due colori, due resini diversi in fin dei conti. Però, ragazzi, è troppo bello. Cioè, guardate, vi metto dietro il bianco. Wow. Ok, oggi diciamo che queste cose sono venute molto bene. E poi andiamo a vedere questi stampi che sono fatti da noi. E allora vediamo prima
queste due luci. Oh mio Dio, che carine questi colori. Ok. E adesso andiamo a vedere questi, che se sono usciti bene, ragazzi, saranno qualcosa di stupendo. Oh mio Dio! No, ma... No, ma... Cioè, non potete capire. È stupendo. È qualcosa di stupendo. Allora, questi stampi qua li abbiamo creati noi a mano. Abbiamo preso delle idee, ovviamente, in giro per trovare la... come sono fatte. Scusate i miei cali di voce. Però sono fatti a mano da noi queste cose qui, quindi oh mio Dio, è qualcosa di stupendo. E anche questo vale la stessa storia, nel senso che anche per questo abbiamo fatto tutto noi a mano. Mannaggia, vedo già che c'è una bolla qua. E oh mio Dio, oh mio Dio, è bellissimo! Ok, qua c'è una bolla, quindi mannaggia, mi dispiace un sacco, però per il resto è uscito molto bene. Mi metto dietro lo stampo almeno. Ok, vedete un po' meglio. Come potete vedere, questa parte qui è opaca, mentre questa parte qui sopra è lucidissima e queste cose qua sono troppo belle. E qui sopra ha un fiocchetto. E oh mio Dio, è troppo bello. Io ragazze sono troppo contenta di come siano venute queste creazioni e non potrei essere più felice di così, quindi... Oh mio Dio, sono troppo felice. Io vi ringrazio per aver visto il video, commentate nei commenti... Sì, commentate nei commenti cosa? E niente, io vi ringrazio per aver visto il video e ci vediamo al prossimo. Ciao!